Io inizierei tornando al 1962, l'anno praticamente che ho iniziato a partecipare a questa Settimana Santa. Io quel periodo avevo qualche problema di salute, per cui subito dopo essere guarito, mia zia mi ha fatto fare uno stendardo bianco e mi portò in processione, 1962. E da lì ho iniziato ad avere questa passione, questa vocazione. Nel 70, io essendo vicino all'avvocato Serraino, che allora c'era la confraternita, mi disse: dammi una mano perché i consoli del gruppo della Dolorada si sono dimessi. Nel 71 poi ho pensato di trovare qualche cameriere che, facendo parte del gruppo, evidentemente se era disponibile a collaborare con me, e andai a trovare a Malpese. Malpese e Mondello, che praticamente abbiamo formato un gruppo dove io ero capoconsole assieme a loro. Nel 74 ho cercato di interpellare l'amico fraterno Gaspare Barbara assieme a Natale Abate, che praticamente io volevo che loro partecipassero. Il Simulacro, che tanto noi trapanesi amiamo, è un'opera attribuita a Giuseppe Milanti, uno degli scultori più noti del XVII secolo. E questa scultura ha subito varie vicissitudini. E grazie all'ultimo intervento di manutenzione straordinaria svolto tra il 2013 e il 2014 abbiamo potuto verificare. L'opera, fine 800, primi 900, subì un intervento ad opera di Antonio Giuffrida che andò a sostituire, non sappiamo per quale motivo, magari i panneggi originali erano in uno stato di degrado notevole, andò a sostituire i panneggi. E infatti dalle indagini fatte a microscopio abbiamo potuto verificare che la tela con cui è realizzata è tela di cotone. L'opera ovviamente è realizzata con la stessa tecnica dei misteri, quindi legno, tela e colla. Possiamo asserire che di originale la scultura ha il volto e le mani, perché sia i panneggi, come abbiamo detto poc'anzi, che i piedi sono frutto di questo ultimo intervento di fine Ottocento. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Thank you.
invitarono per la vestizione dell'addolorato. Nel momento in cui fu messo il manto sopra la Madonna, io iniziai in un pianto fuori controllo. Ogni volta che incrociavo lo sguardo o che guardavo quel volto, è come se tutti i dolori, tutte le sofferenze si palesavano in quel secondo. Un'altra delle emozioni forti che provo è quella quando, particolarmente negli ultimi anni, si è stranamente accentuata, ma non vorrei entrare nel merito della questione perché questa è una cosa che magari mi tocca un po' in prima persona, quindi vorrei evitare. Ma quando mi cedono dei bambini, magari che come se la gente volesse affidarla, no, tra le mani della Madonna, affinché possa dare loro una vita spensierata, felice, no? Talvolta anche bambini con delle problematiche, io li ho avuti per le mani e lì le emozioni. La città di Trapani è una città fondamentalmente mariana, legata alle tradizioni, legata all'aspetto della fede e alla devozione popolare. Quindi chiaramente oggi essere qui a gestire, a coordinare quelle che sono le dinamiche di questa processione a cui i trapanesi sono molto legati ti dà un senso senz'altro di grande responsabilità. Quest'anno sono 35 anni di processione con l'addolorata. Io ho cominciato con il chierichetto accompagnando il prete, padre Roccia, il prete che allora accompagnava in processione l'addolorata. E da allora devo dire che è sempre stato un crescendo di emozioni e di anche senso di appartenenza. La mia prima partecipazione all'evento della processione è stata, credo, un po' per gioco, un po' per l'orgoglio della famiglia, un bambino che a soli 4 anni inizia questo percorso, questo momento processionale,
nel lontano 84, immagino che sia semplicemente dettato da una questione familiare, da una questione legata alla mia famiglia, al mio papà, che già negli anni 80 rappresentava lui l'addolorata, sin dal 74, se non ricordo male, fino all'84, era uno dei consoli, e quindi questo legame familiare veniva un attimino tramandato sotto ogni punto di vista, quello sentimentale, quello della passione, quello dell'amore, quello della fede. Yeah.
un altro dei grandi fiori all'occhiello che noi vogliamo vantare è la mia pazzia insieme a un paio di amici nel lontano 2013 di creare una realtà musicale tutta nostra. Nel 2013, forte anche della collaborazione del mio fraterno amico Alessandro Manguso, mi sono fatto prendere, diciamo, da questa che è una vera e propria pazzia. La banda fu intitolata Pietro Mascagni perché io sono innamorato pazzo della cavalleria rusticana. Volevamo qualcosa che sia stato di diverso, ma allo stesso tempo inerente sempre al fascino della composizione, l'eleganza, il non gridare, l'armoniosità. E credo che sia l'intermezzo, che il preludio, che tutta la composizione della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni sia davvero una dolcezza infinita. Che si avvertono con il grande senso di responsabilità sono sicuramente tante. Sono tante perché una delle cose che mi sta e mi lascia sempre fermamente convinto dell'esistenza di qualcosa di più grande rispetto a noi è l'emozione che io riesco a provare quando non tanto nei momenti salienti, forse possa essere l'entrata, l'uscita, ma per la strada. La cosa che noto è che riesce questo volto, questa statua avvolta in questo manto, riesce a trasmettere tanta, tanta emozione alla popolazione, alla città che la osserva, ai turisti. Mi emoziona a guardare chi si emoziona perché difficilmente trovo persone che non hanno il volto rivolto proprio allo sguardo della Madonna e non si inchinano a fare il segno della croce. Io ho un figlio di 11 anni che vuoi non vuoi è cresciuto anche lui a pane e misteri e musica dei misteri e già comincia insomma un attimino a voler intraprendere questo percorso. Allora, sicuramente un ragazzino che si avvicina ad una processione e nello specifico alla processione dell'Addolorata magari ancora è la vive diversamente perché non ha ancora sviluppato delle capacità ecco, di emozionarsi in un modo piuttosto che in un altro. Io ricordo che quando ero bambino, perché ho iniziato a 10 anni,
Sì, avevo il piacere, assaporavo anche gli odori che c'erano per la città, per le strade della città, in chiesa, però l'emozione poi diventa sempre più profonda e ti scava sempre più l'anima. Thank you.
Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Thank you.
nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il momento più toccante e più sentito è l'entrata, perché un po' il dispiacere di doverla lasciare per qualche tempo lì dentro, anche se poi insomma con la preghiera la si può raggiungere facilmente, però essere sotto è qualcosa di è anche spiegabile, insomma.
Madre dolcissima, prega per noi. Carissimi fratelli e sorelle, a conclusione della processione del Venerdì Santo 2024, siamo riuniti ancora un po' in questa piazzetta delle anime sante del Purgatorio davanti a lei, la Madre Addolorata. Piazza piccola ma aperta su tutta la città e su tutto il mondo. Siamo stanchi, sì, ma nonostante tutto felici. Scherzando, poco fa dicevo che le dovevamo dare il permesso di entrare nella piazzetta piccola, ma lo dicevo di proposito perché spesso la Madonna entra senza permesso, irrompe nella nostra vita, di bambini, di giovani, di adulti, di anziani. E dobbiamo, non noi aprire la porta, ma è lei che apre la porta delle nostre vite. Thank you.
Thank you.
Tanto è il legame che sento forte, no, con questa processione, con l'evento, con la sua, col suo aspetto religioso e con l'Addolorata in particolar modo, che ho persino pensato a quando sarà il momento della mia morte, no? E allora pensavo, ma se un giorno diventassi vecchio, come farò a vivere di questo momento, di questa processione, di questa cosa che io amo spropositatamente? Ebbene, sono stato graziato, perché potrei raccontare l'aneddoto di come è successo. Ho avuto la fortuna di pensare che per l'ultima volta potevo ancora inginocchiarmi al balcone di casa mia, che è proprio di fronte alla chiesa del Purgatorio, quindi dove escono i misteri. E allora così ho pensato che la mia vita futura e la mia morte sarà una morte più lieve e più serena. In my darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. All my of the goodness of God.